Ok, mi è appena arrivato questo pacco. Ciao a tutti. E lo voglio aprire subito insieme a voi, perché poi adesso mi è arrivato, insomma, sapevo che sarebbe arrivato, l'ho comprato io, perché poi lo andremo a provare subito insieme. Ho comprato le scarpe, queste, le famose Kangoo, per saltare e per fare fitness. Sì, io ho preso una versione che è praticamente per bambini, perché mettendo appunto il mio numero di piede, che è il 35, mi tirava fuori insomma la versione per bambini, e vabbè, non fa niente, anzi forse anche meglio, perché l'ho pagata meno. Ok, allora, wow, carini, vediamo. Allora, questi sono i Kangoo Boots, e niente, sono troppo carini. Ho preso la versione, questa l'ho presa da, su Amazon, e li ho pagati 169, credo. E sono questi, praticamente si infilano e poi si salta. E dovrebbero essere anche regolabili. Poi guardiamo insomma le istruzioni. E dai, sono carini. Ora bisogna vedere qual è la sensazione a farci attività fisica, perché io ho solo visto qualche video, non li ho mai provati, però mi incuriosivano troppo. E voilà. Ah, sono anche femminili, quindi insomma, via, mi reputo fortunata. Vediamo un attimo che dicono le istruzioni. Credo che siano abbastanza semplici. Ok, vediamo che cosa contiene. Quindi qui c'è la chiusura facilitata. Ci sono anche questi che permettono, questi buchi che permettono la reazione. Vabbè, questa è la barra T, la barra di tensione. Questo è tutto il guscio. La gomma antiscivolo. Ok, questo è il supporto per il piede. E ok, io direi che possiamo anche provare. Allora, qui c'è anche scritto, vediamo se giustamente c'è l'italiano. No, assolutamente no. Quindi niente, mi leggerò le istruzioni in inglese e poi vi saprò dire. Ci sono delle informazioni importanti. Allora, innanzitutto c'è scritto che bisogna fare un po' di, diciamo, riscaldamento iniziale, di modo che si inizia a, diciamo, ammorbidire tutta questa parte, perché altrimenti è molto in tensione. E quindi c'è scritto che basta appunto fare anche un po' di corsetta o comunque saltare su un piede e su un altro. E c'è scritto che per testarli, ecco, non bisogna saltare con entrambi i piedi in una volta sola, insomma. E c'è scritto che comunque basta utilizzarli pochi minuti in questo modo e già si ammorbidiscono. E c'è scritto che queste bande, diciamo, elastiche durano 60-80 ore, quindi poi vanno cambiate. Quindi bisognerà comprare le bande nuove, ok. Poi vabbè, ti raccomandano tutte le varie cosine dove poterle usare al meglio, le superfici che non devono essere sdrucciolevoli, ma va, insomma, cose del genere. E poi c'è scritto che comunque, quando è il momento, vanno sostituite, perché se praticamente si riduce troppo, diciamo, la loro elasticità, comunque sono consumate, c'è il rischio che saltando poi si rovina tutta la parte qui dello stivale. Ok, quindi teniamo il conto, dovrò tenere il conto di quante ore lo uso, li uso e poi comprare le nuove bande. Ok, poi ho letto che praticamente, ok, qui ci sono poi tutte le varie spiegazioni su come
montare e smontare la parte, appunto quella dove si salta. Ok, quando sarà il momento lo farò. Più che altro poi ci sono delle raccomandazioni in base al peso, perché praticamente questi sono tarati fino a 55 kg, io ne peso 41, quindi ci siamo. E praticamente in base a quello che uno pesa, ti consigliano anche che come, diciamo, sistemare questa parte qui, che come vedete ha tre fasce elastiche, perché c'è scritto praticamente che se uno pesa più di 35 kg, ok, è il mio caso, ti consiglio di iniziare a provare appunto così con queste tre, ecco qui si vedono tre bande, però c'è scritto che si potrebbe essere non in grado di saltare, comunque di appunto no saltare, però insomma molleggiare, ecco, e quindi di comprimere comunque queste bande elastiche quando anche magari si salta su un piede solo. E quindi ti consigliano, ci sono appunto dei disegni, di tagliare la banda centrale, e quindi vedremo un po' come insomma mi cosa, come mi ci troverò, anche perché appunto dopo le proverò subito. E di tagliarle ti consigliano con le tronchesine, queste qui insomma da officina, per capirci. E quindi niente, vediamo un po' che cosa succede, non vedo l'ora di provarli. Ok, eccomi qua, e ora proviamo a vedere se riusciamo a mettere questi cambù. Allora, qual è il verso? Questo. Ovviamente ci vogliono le calzette un po' alte, sono sì imbottiti, però un po' di calzette alte forse non guastano, per evitare abrasioni, insomma, cose varie. Io già ho difficoltà qui a chiudere. No, ok, sì, sono morbidi almeno all'apparenza. Come si fa? Ah beh, si fa così. Aspetta, perché non sono molto pratica. Ah, lo fa da solo. Ok, poi il problema sarà alzarsi. Io come al solito sto ovviamente qui nel garage, tanto ormai lo sapete, la mia postazione è questa, perché in casa, beh, penso che a saltare con questi cosi do un po' fastidio, quindi vediamo. Ok, provo ad alzarmi. Ok, io quindi a questo punto direi che possiamo iniziare a fare, diciamo, i movimenti un po' a base che dicevano di fare per ammorbidire la molla, quindi tipo una corsa. Comunque non è che mi sento molto stabile, devo dire. Comunque, a parte questo, no, cioè in casa è impossibile tenere questi cosi in casa, se si abita comunque in un appartamento. Diceva qualche minuto, di provare a correre per qualche minuto. Beh, più o meno proprio uguale al tappeto elastico, al trampolino elastico. Io comunque mi sento con un leggio, quindi penso che lascerò le tre molle, diciamo, integre. Ok, a questo punto io direi che posso provare a seguire
una lezione più o meno. Proviamo. Dunque, la sensazione di instabilità non cala, però ho visto qualche mossa, perché non lo so, a me sembra sempre, però sarà perché ho proprio paura di rompermi le caviglie, che il piede va all'infuori, come quando si hanno i tacchi e si prendono le stoppie. Comunque, ok, i cani, i mancami. Allora, devo dire che è un allenamento che si sente, perché comunque questi scarponi un po' pesano. Infatti oggi, quando mi sono arrivati e ho portato il pacco in casa, insomma, sentivo che era bello pesante. Quindi anche a fare, soprattutto all'inizio, perché non è che mi sento veramente molto tranquilla, comunque anche all'inizio fare dei semplici movimenti base è comunque impegnativo, perché pesano. E comunque ho visto che prima facevano questo, però io non mi sento molto sicura. Poi che ne so, facevano questo, evidentemente più si utilizzano e più ovviamente uno si sente un pochino più tranquillo. E poi facevano anche un'altra cosa carina che avevo visto fare, questa, che è un po' una cosa che si fa un po' anche aerobica, però insomma, coltivare sulla gamba con questa cosa che pesa è impegnativo. Comunque non è male. Poi un'altra mossa che facevo è questa, che probabilmente è un po' anche per i glutei. Insomma, diciamo che adesso faccio veramente tipo un allenamento base. Evito ancora di farvi vedere questo scempio, perché sicuramente non sarà un grande spettacolo, anzi proprio no, però vabbè, è la prima volta, quindi ci sta che uno non si sente proprio sicurissimo. Però come prima impressione, cioè veramente fantastico, perché non so se sentite, ma ho fiatone, si fatica, si lavora, ed è comunque divertente, perché comunque è una sfida nuova e ti obbliga veramente a stare molto in equilibrio, quindi lavori veramente tantissimo anche con gli addominali. Quindi a me questi Kangoo Jumps piacciono tanto, e fatemi sapere se li conoscevate, se li utilizzavate, se magari li usate anche in palestra, se andate in palestra, insomma fatemi sapere, che a me piace sapere le cose. E niente, ci vediamo al prossimo video, ma volevo condividere questa cosa insieme a voi, perché secondo me andava condivisa, soprattutto vedere una imbranata così che ha paura di questi, che vi ricordo essere per i bambini, quindi quasi come un gioco, diciamo, e loro sicuramente non hanno paura con me. E poi alla fin fine stavo guardando, è proprio impossibile cadere, no, è impossibile, perché se io provo a fare forza così per cadere non ci riesco, quindi no, è proprio impossibile cadere, no, le caviglie non si distruggono assolutamente, quindi già questo mi rende un pochino più tranquilla. Ok, basta. Ah, perché è divertente comunque saltellare, cosa? Alla fine quando ci si prende un po' gusto è anche carino. Vabbè, ok, basta, smetto. Al prossimo video. Ciao!